Buonasera a tutti, buonasera, come state? Quanti siete? Dove siete? Allora, stiamo facendo un po' di queste dirette con alcuni amici esperti, specialisti, che condividono con me un po' di idee che riguardano appunto la longevità, le cose da fare per vivere meglio. Ci sono tante ricerche nuove che riguardano il tema proprio della longevità e di quello che possiamo fare per vivere meglio più a lungo. Sapete, l'abbiamo detto tante volte, che la qualità della vita è la cosa che veramente tanto la durata, ma è la qualità di quella durata la cosa che conta di più. E questa sera parleremo di un tema, secondo me, molto importante. Eccolo qua, con il dottor Francesco Fratto, che è un amico ormai da tanti anni, e parleremo proprio di un tema che ha particolarmente a cuore Francesco, che è la salute dell'intestino. Allora, intanto, ciao Francesco, benvenuto, ben arrivato, come stai? Ciao Filippo, molto molto bene, sempre un Molto, piacere molto bene. trovarti. Allora, prima di tutto, Francesco, partiamo dal raccontare un pochino il tuo percorso, no? Perché tutte le persone che finiscono in qualche modo a lavorare con me hanno fatto qualche percorso strano, mi sto rendendo conto. Evidentemente non attiro le persone totalmente lineari. Quindi racconta un attimo qual è stata la tua evoluzione, il tuo passaggio, perché io lo conosco bene, ma magari altri che sono qui con noi questa sera non lo conoscono. Poi scusami, ricordo soltanto una cosa: queste dirette le facciamo su Instagram e le carichiamo poi a posteriori anche su Facebook, su YouTube, quindi insomma le ritroverete anche successivamente. Se qualcuno di voi arriva di fretta e deve andare via a cena, a sedersi, non preoccupatevi, la potete rivedere. Vai Francesco, raccontaci un po'. Beh, allora io sono un farmacista di terza generazione, nel senso che in famiglia avevamo una farmacia, poi ho fatto gli studi universitari appunto per laurearmi, ma appena entrato in farmacia avevo voglia di scoprire qualcos'altro, quindi mi sono indirizzato verso l'informazione scientifica, ho fatto 4 anni come informatore, poi sono passato tra virgolette di livello, ho fatto 2 anni nel marketing come dirigente, come product manager nelle multinazionali farmaceutiche e stavo avviando una carriera appunto totalmente fuori dal contatto, diciamo, della farmacia, della gente, e poi è mancato improvvisamente mio padre, cosa che ovviamente anche da un punto di vista personale mi ha un po' avvicinato alla prevenzione e agli stili di vita sani. Sono rientrato in farmacia e ho visto la farmacia in un modo un po' diverso da quello che era il solito banco, la prescrizione o la spedizione dei farmaci, e ho iniziato a seguire un bravissimo medico anti-aging diverso tempo fa, che poi tramite vari contatti con aziende con cui collaboro anche in farmacia, mi ha sempre più affascinato, finché ho pensato che il farmacista potesse diventare. Chi era questo medico? Non lo conosco. È un medico che mi ha preso, tra virgolette, in simpatia, di cui sono molto grato, che sei tu, Filippo. Ovviamente era una battuta, ma per chi non ci conosce, probabilmente non sa che poi in più riprese ci siamo visti, prima nei corsi di formazione, poi perché ho seguito in particolare il tuo metodo, perché mi sembrava assolutamente adatto per chi lavora come me in farmacia, per aiutare le persone ad avvicinarsi alla prevenzione, agli stili di vita, e poi perché hai anche avuto la compiacenza e la disponibilità di fare la prefazione al mio libro sull'intestino, che è Intestino senza pensieri, quindi insomma ci siamo Adesso visti ci più volte. arriviamo anche al tuo libro, perché il tema qui, Francesco, è questo, no? Il farmacista ha un accesso estremamente ampio alle persone. Il medico vede le persone che entrano in un reparto ospedaliero se lavora in reparto, o vede le persone che entrano in ambulatorio perché hanno fissato un appuntamento con lui. Il farmacista ha un flusso di persone più o meno costante, piuttosto ampio, tutti i giorni, no? Che può raggiungere e che può influenzare in un'ottica di cambiamento di stile di vita, no? La domanda mia è: se tu sei arrivato a interessarti così tanto della problematica dell'intestino, no? Al punto di aver scritto un libro specifico su questo, immagino che sia anche perché hai incontrato tante persone che venivano da te in farmacia con qualche tipo di disturbo funzionale dell'intestino, no? Parlaci un po' di questo, perché io dalla mia esperienza clinica
pregressa, posso tranquillamente dire che la stragrande maggioranza delle persone con cui entravo in contatto aveva qualche problematica funzionale all'intestino che non aveva, diciamo, una base patologica chiara, no? Non erano necessariamente delle malattie intestinali, ma erano delle disfunzioni che però avevano un certo effetto sulla qualità della vita. Coincide anche con la tua esperienza questo? Che tipo di sintomi? Cosa ti chiede la gente? Guarda, assolutamente. Io anzi all'inizio, quando ho fatto una farmacia, mi sono spostato dalla vecchia farmacia storica in una sede un po' più ampia per poter avere una sorta di stanza dove fare consulenze, avevo pensato di iniziare proprio con l'anti-aging, proprio perché mi ero appassionato di questi temi. Però, a parte che forse era un po' presto per riuscire a parlarne abbastanza bene con le persone, mi accorgevo che molti dei temi che riguardano la longevità, quindi anche il discorso dell'anti-aging, era sovrapposto a tantissime situazioni funzionali che vedevo ogni giorno. Quindi moltissime persone, direi che quasi 6, 7, 8 persone su 10 che entrano in farmacia comunque hanno qualche problematica dell'apparato gastrointestinale. Quindi parliamo dello stomaco, ma fino all'intestino. E molto spesso hanno anche problematiche che non sono legate a patologie organiche, ma che appunto interessano quella che scientificamente viene definita un'alterazione dell'asse intestino-cervello. C'è poca possibilità obiettivamente per le persone di approfondire questi temi, perché molto spesso il piccolo dolore, piuttosto che il gonfiore continuo, persistente, l'emicrania, o anche semplicemente le variazioni dell'albo, quindi la stipsi o la diarrea che si presentano, non hanno una situazione che si possa riscontrare a livello organico, ma nascono da alcune situazioni molto tipiche in questo ambito, che sono per esempio l'eccesso di stress o il pensiero ricorrente. Mi sono accorto che sempre più persone hanno ormai ritmi di vita esagerati, perché la produttività sta diventando un po' il dio moderno, La ragione d'essere. e ci si sta un po' dimenticando che per essere produttivi, per poter essere anche efficienti e per star bene poi con noi stessi, dobbiamo anche dedicare del tempo a noi stessi. E credo che dalla nostra prospettiva, quella dei farmacisti, sia sicuramente un'ottima risorsa, perché vediamo veramente tante persone. I medici purtroppo hanno pochissimo tempo perché, soprattutto i medici di base, sono congestionati nelle loro situazioni e poi dopo il Covid non ne parliamo. Lo specialista è appunto uno specialista del settore, quindi guarda l'intestino nel suo segmento, dimenticando quello che è un approccio più olistico che sta diventando sempre più fondamentale da un punto di vista anche della letteratura scientifica. Il nutrizionista va sull'alimentazione, lo psicoterapeuta prende nelle situazioni dove c'è già una Chiaro. compromissione. La nostra Diciamo che credo che tu abbia toccato un paio di punti importanti. Il primo punto è che purtroppo ancora spesso la medicina clinica, quando non riscontra un vero e proprio danno d'organo, cioè una patologia reale, mette un po' in secondo piano il tema, no? Questo si può anche capire perché, essendo i medici spesso oberati da un numero enorme di pazienti gravi, è evidente che il paziente con qualche disfunzione, ma che non ha una malattia vera e propria, rischia di essere non trascurato, ma semplicemente non approfondito a sufficienza, anche perché, tra l'altro, bisogna anche dire che moltissime di queste disfunzioni gastrointestinali poi passano attraverso non necessariamente una vera e propria terapia, ma un cambiamento di stile di vita, cosa che il medico suggerisce sempre, ma poi fa fatica a rendere pratico, perché o stai vicino con una certa costanza alla persona che deve cambiare, oppure fai fatica a indurre questo cambiamento. L'altro punto, secondo me, importante che hai citato en passant, però lo volevo riportare a galla, perché insomma ormai sono passati, io dico sempre, vabbè, ho 52 anni, non 102, però ancora quando io ho fatto medicina, insomma, questo concetto di integrato, chiamiamolo olistico, no? Poi è emersa la psiconeuroendocrinoimmunologia, eccetera, eccetera, era sostanzialmente inesistente, cioè tu parlavi
di sistemi o organi specifici, punto e basta, no? Tu hai citato l'asse intestino-cervello. Ora sappiamo ormai da un bel po' che c'è tantissima ricerca su questo aspetto. Che idea ti sei fatto di questo legame intestino-cervello? Cioè, quanto secondo te lo stato psico-emotivo del soggetto poi alla fine è la ragione per cui certi sintomi emergono? Guarda Filippo, se sono qui questa sera penso che sia soprattutto per la grande curiosità che mi ha suscitato questo argomento, perché obiettivamente tu prima hai fatto riferimento al fatto di quando si studiava all'università. Io sono del 70, quindi l'età è questa, Abbiamo la e stessa età. quando ho fatto il corso di laurea in farmacia, per esempio il microbiota era solo qualcosa di cui si ipotizzava che ci fosse la presenza a livello intestinale, ma tutti gli studi sono dal 2006 in poi. Sì, poi. E credo che sarà un po' il futuro anche della medicina di precisione andare a vedere cosa succede. E questo terzo incomodo, che sono i batteri, alla fine sono diventati una presenza quasi costante, insomma, nelle mie giornate di studio. E poi di evoluzione, perché molto spesso, anche quando faccio le mie consulenze, che sono di tipo divulgativo con le persone, non si sa quanto i batteri siano in grado di determinare la nostra salute. In particolare, è sempre più strano vedere le facce quando parliamo del fatto che i batteri possono parlare con il nostro cervello. E così il cervello parla con i nostri batteri, ma non in senso così figurato, attraverso mediatori chimici, quindi sostanze, molecole che sono nel nostro corpo. Normalmente, guarda, ho avuto anche la fortuna questa settimana di fare un paio di lezioni ad un liceo qui della mia città, parlando ai ragazzi di queste cose. E mi piace sempre ricordare che noi abbiamo nel nostro intestino, qui tiro un po' di acqua al mio mulino, dei piccoli farmacisti, che alla fine i batteri, quindi avendo i batteri buoni e avendo anche il substrato, quindi l'alimentazione corretta per farli lavorare nel modo corretto, creano delle sostanze, quindi dei farmaci endogeni nostri, interni, che sono in grado molto spesso di procurare delle situazioni positive, quindi un'azione pro-antinfiammatoria, un'azione che è in grado di stimolare le parti migliori del nostro corpo, tant'è che ci sono numerosissimi autori, anche in letteratura scientifica, che parlano di autoguarigione proprio riferendosi agli effetti positivi che i batteri sani, i batteri buoni riescono a portare nel nostro intestino. Ma sai una cosa, adesso che citavi questo ragionamento del tuo intervento, no, nelle scuole, io ogni tanto penso a questo, ho cercato in tutti i modi, magari altri l'avrebbero fatto meglio di me, ma insomma ho cercato in tutti i modi di trasmetterlo anche attraverso i libri, eccetera, è l'apprezzamento della persona per il miracolo che è l'organismo umano. Io trovo che la modalità con cui noi insegniamo, forse anche a partire dai licei, anche prima forse dalle scuole medie, la biologia, l'organismo umano, sia poco finalizzata a far percepire forse la cosa più importante, non tanto le nozioni, perché le nozioni chi poi andrà avanti in quel percorso di studio le dovrà approfondire in altro modo, no? Ma proprio questo concetto che è: oh, ragazzo mio, sei nato ed è un miracolo che tu sia su questo pianeta. Un miracolo. Tu sei fatto in una maniera meravigliosa e non ha importanza se sei alto, biondo, basso, tondo, non è quello il punto. Sei fatto in una maniera meravigliosa. E perché se noi apprezzassimo questa cosa, e mi viene in mente i ragazzi proprio per quello, cioè se i ragazzi capissero di che cosa sono fatti, partirebbe uno stimolo, no, di rispetto diverso per noi stessi, che forse è uno degli anelli mancanti principali nella società moderna, perché diciamolo, ormai non è più un segreto, immagino che chi è qui con noi questa sera lo sappia molto bene, ma insomma la stragrande maggioranza delle patologie di cui ci ammaliamo nel mondo occidentale sono patologie legate alle nostre scelte di vita.
Certo che c'è la sfortuna, certo che c'è lo zio Pino che ha fumato 100 sigarette fino a 100 anni. Bene, ok, sono casi rari, ve lo assicuriamo. La stragrande maggioranza di queste malattie nasce purtroppo per delle modalità di vita errate. E da dove partono? Da una mancata consapevolezza di quanto delicati, belli, miracolosi siamo. No, perché se questo, e sì, sono d'accordo, non è solo la scuola, ma sono anche i genitori, sono assolutamente d'accordo. Hanno fatto un commento su questo, i genitori anzi dovrebbero essere i primi a dare l'esempio di un'autocura e di un rapporto con se stessi di un certo tipo, in modo tale che diventi automatico per il ragazzo o la ragazza vedere questo, no? Che impressione hai avuto avere a che fare con questi ragazzi? Perché tanti ti dicono è impossibile fargli capire queste cose. Secondo me non è assolutamente vero, invece. No, su questo hai ragione. Credo che i ragazzi, se si ha tempo appunto di spiegargli, di fargli prendere consapevolezza di com'è il nostro organismo, che per me è affascinante, è incredibile da quanto sia complesso e sofisticato, sono molto ricettivi. Anzi, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Addirittura il primo giorno l'ho anche scritto sul mio profilo di Facebook. Un ragazzo ha chiesto di fare una foto delle slide in cui praticamente riassumevo i temi fondamentali delle Blue Zone, per esempio, che sono le zone in cui si vive di più in salute, a livello mondiale. E poi anche nel dopo della relazione si sono fermati a fare domande, perché sono sempre, curiosi di ciò che è la novità o di quello che non si sa, ma che poi li riguarda. La cosa che secondo me manca, l'ho notato in 2 anni di epidemia in cui si è parlato tantissimo di vaccini, ma per esempio l'ho fatto anche notare in queste relazioni, si è parlato pochissimo delle cose che possono aiutare il sistema immunitario a A funzionare potenziare, meglio. certo. Quindi parliamo di quello che E poi. non dimentichiamoci, tra l'altro, che come abbiamo detto, abbiamo citato, no, il legame tra cervello e intestino, non dimentichiamoci che l'intestino è anche una componente fondamentale del sistema immunitario, per Assolutamente. cui va considerato sempre anche da quel punto di vista lì, così come tutte le patologie, diciamo, infiammatorie dell'intestino con un eventuale danneggiamento della permeabilità intestinale comportano invece una attivazione, diciamo, alterata del sistema immunitario perché, detto in maniera molto volgare, passa troppa roba attraverso l'intestino, entra nel sangue, no? E chiaramente provoca una reazione immunitaria esasperata. Ma torniamo un attimo al discorso stile di vita, Francesco. Dal tuo punto di vista, per quello che riguarda la salute e il benessere dell'intestino, ti sei accorto di qualche macro errore tipico, cioè delle cose che in maniera ricorrente le persone fanno sbagliandosi e che poi comportano delle sintomatologie a livello gastrointestinale? Allora, sicuramente ci sono diversi errori ricorrenti. Molte persone sono convinte di mangiare bene, eppure poi andando un po' nel dettaglio, facendo un semplice diario alimentare o anche un piccolo questionario che uso per fare un po' di screening, ci si accorge subito che è più la pubblicità di ciò che farebbe bene che influenza, che non la reale consapevolezza della letteratura scientifica. Ti faccio un esempio, non me ne vogliono chi è appassionato di questo, ma per esempio i cracker. Che mi ricordo quando ero ragazzino c'erano le pubblicità che spingevano tantissimo sull'utilizzo di questo alimento, facendo leva sul fatto che fossero leggeri. Una fetta di pane integrale fatto bene, magari con lievito madre, rispetto a un cracker, ha una differenza di impatto sul nostro intestino che sai bene che è assolutamente abissale. Poi c'è un'altra cosa che vedo che è abbastanza frequente, che è la mancanza di tempo per riposare adeguatamente. Quindi non parlo solo del sonno, ma anche di chi fa molta attività, di dare il giusto recupero al proprio fisico, perché anche fare un eccesso di attività fisica senza considerare età e adeguarsi per quanto riguarda il riposo, sai bene che può creare delle grosse complicazioni. Ovviamente per chi lo fa, l'altra grande fetta che devo dire che è la percentuale delle persone con cui mi vedo è la difficoltà nel trovare il tempo per curarsi, nel senso di prendersi il tempo per sé, e quanto viene sottovalutato l'effetto benefico dell'attività fisica, sia moderata che di tipo vigoroso, perché
è una delle cose che più mancano, penso, nella cultura di questa società. Ma guarda, io nella scorsa diretta ho citato questa statistica che secondo me rimane inquietante, cioè che il 3% degli italiani fa attività fisica una volta alla settimana, che una volta alla settimana, ragazzi, è cioè, proprio poco, poco, poco. Quindi che il 3% faccia una volta alla settimana è un dato pressoché disastroso. E io capisco tutto, capisco che l'esercizio fisico richiede un minimo di tempo, senza dubbio, però dico anche, stiamo attenti a quanto tempo passiamo sotto la doccia, sprecando una montagna di acqua, a quanto tempo perdiamo col telefonino in mano, a quanto tempo perdiamo andare a fare compere per cose che magari non ci servono, ma compriamo per impressionare persone che non ci piacciono nemmeno, come dice il detto. E cioè, ragioniamo, no, sulle nostre priorità, perché poi è inutile cercare la soluzione sempre a valle, la terapia miracolosa, l'intervento, no? Ma sì, ok, certo, la medicina per fortuna è sempre più efficace, però a volte non basta. Cioè, noi uomini moderni dobbiamo riprendere in carico la responsabilità di mantenerci in salute nel tempo e dobbiamo toglierci dalla testa che ci siano figure che possono farlo per noi. Le figure ti possono aiutare a fare il lavoro che tu devi fare per te stesso, su te stesso, ma nessuno può sostituirlo. E l'attività fisica, come giustamente dicevi tu, calibrata in maniera corretta, perché poi quando diventa l'eccesso comporta chiaramente anche quelle delle problematiche di sovraallenamento, eccetera, eccetera. Però l'attività fisica, ormai sono talmente tanti gli studi che provano l'importanza dell'attività fisica su tutto, cioè stiamo parlando di intestino questa sera, ma se stessimo parlando di cervello staremmo dicendo la stessa cosa, no? Eppure ancora si fa così fatica, la gente ti dice, eh sì, ma non ho tempo, ma non ho tempo, ma non ho tempo, bisogna riconfigurare le proprie priorità. Assolutamente, questa è una situazione. La cosa bella che ho imparato, anche grazie al tuo metodo, è quella di aiutare le persone, per esempio, a ritagliarsi all'interno delle proprie giornate, senza modificare poi troppi minuti, degli spazi per fare degli semplici esercizi. Ti faccio l'esempio più banale: mentre uno aspetta di fare la pasta, può fare uno squat appoggiato al muro piuttosto che delle flessioni sul banco della cucina. Quindi, l'importante è la consapevolezza di quello che manca, per poter riuscire ad arrivare a fine giornata con un quadro più completo. Peraltro adesso, sai che io sono amante dei dispositivi elettronici, di biofeedback, anche qui l'ho imparato in alcune tue lezioni dal vivo, e mi sono poi certificato come esperto in variabilità della frequenza cardiaca. Quindi adesso abbiamo anche diversi device indossabili che ci danno un po' l'indicazione di ciò che facciamo, quanto si può tradurre in aspetto positivo. Io noto, sono anche uno abbastanza attento a tutti questi temi, quando un po' incremento l'attività fisica, la mia HRV, cioè la variabilità della frequenza cardiaca, inizia a salire in un modo che nessun altro intervento a livello fisico sullo stile di vita è in grado di fare. Quindi penso che tu abbia lo stesso riscontro in questi termini. No, assolutamente. Tra l'altro, bravo che l'hai citata perché tante volte noi diamo per scontato che queste informazioni siano già molto diffuse, ma in realtà non lo sono. Cioè, adesso c'è di moda, è diventato di moda il biohacking. Ok, chi si occupa di quello conosce questi temi, magari gli atleti di un certo livello li conoscono, ma il grosso della popolazione ancora non li conosce. Allora, per esempio, la variabilità della frequenza cardiaca è un parametro molto utile, di fatto l'analisi degli intervalli tra un battito e l'altro, Esatto. e è un parametro estremamente utile per capire i livelli di stress, se hai recuperato, se l'attività fisica che stai facendo è quella corretta. Perfino ci sono dei dati che collegano la variabilità della frequenza cardiaca al benessere psicoemotivo, ai livelli di soddisfazione della persona, e la stragrande maggioranza dei device attuali, tra cui anche moltissimi dei cardiofrequenzimetri, un pelo oltre quelli proprio di base, hanno delle bellissime funzionalità di analisi dell'HRV battito per battito, dei piccoli test
Io, per esempio, ne ho uno che ha sia il test dei 3-4 minuti, sia la registrazione notturna dell'HRV. L'anello che tu hai addosso, io ce l'ho in camera da letto, che è l'Oura Ring, e non stiamo facendo pubblicità perché non è No, vero. di queste aziende. Però è un altro strumento molto utile per capire la qualità del sonno. Io, guarda, lì io ho fatto la prova con l'Oura Ring, cioè io non sono un grande bevitore, però ogni tanto un bicchiere di vino me lo bevo. L'effetto che vedi sulla qualità del sonno è immediato, immediato. Sì. Quindi è chiaro che se poi di vino te ne bevi invece mezzo litro, mezza bottiglia, una bottiglia, una sera sì, una sera no, poi è ovvio che la qualità del sonno ne risente. Quindi il messaggio qui è veramente di andare un pelo più nel dettaglio e di non cedere alla tentazione mentale di dire: ah, ma io non ho tempo di fare quello, allora non faccio niente. Perché quello che stava dicendo Francesco di fare lo squat mentre aspetti la pasta, ragazzi, cioè, queste sono le cose che dobbiamo fare: prendere le scale invece che l'ascensore. Fare lo squat, portare un po' di pacchi, poi certo, se riesci anche ad aggiungere degli allenamenti mirati, eccetera, ben venga. Ma se non ci riesci, intanto fai quello, no? No, Senti. l'importante è partire perché poi una volta che parti con delle piccole abitudini da attaccare ad altre abitudini, il corpo sta meglio, le persone vedo che incominciano poi a migliorare in generale tutto il resto dello stile di vita. Per cui l'importante è partire in qualche modo strutturalmente con qualche professionista che vi dà le indicazioni giuste, ma Esatto, l'importante è esatto. partire. E ti volevo chiedere anche questo, la tua, diciamo il tuo interesse nei confronti invece del tema delle zone blu, quindi delle zone del mondo dove ci sono, diciamo, percentuali di persone anziane sane molto elevate, si connette molto con il tema della longevità, che sta diventando un tema di interesse veramente molto ampio. E che è anche il tema del nostro prossimo corso che faremo l'11-12 marzo a Riccione dal vivo, in cui ci sarà anche Francesco come ospite, che è un corso totalmente dedicato ai protocolli da mettere in pratica per curare la propria longevità in un modo scientifico, ma prendendosi la responsabilità di agire sulla propria nutrizione, sugli integratori, sull'attività fisica. Com'è nata questo interesse, diciamo, nei confronti del tema della longevità? Allora, qui sai che io a suo tempo, quando sono rientrato in farmacia in seguito alla scomparsa prematura di mio papà, avevo qualche passione collaterale che ho anche adesso, come la fotografia. E un giorno stavo guardando un TED Talk, che sono quei video nella quale trovi a disposizione sulla rete la più ampia vastità di conoscenza che possiamo avere sulla Terra, e stavo seguendo un video di James Nettway, che è un bravissimo fotografo, un reporter. Alla fine del video, casualmente, sai, gli algoritmi che hanno i padroni del web Sì. sono molto interessanti, è apparso questo TED Talk sulle Blue Zone, proprio tenuto dal giornalista che poi ha fatto Sì. i proseliti su questo tema, che è Dan Buettner. E l'ho seguito, lui è molto bravo, è affascinante, e avendo io anche perso il papà per delle situazioni di stile di vita non propriamente perfette, ho iniziato a interessarmi di questa cosa. Poi ho iniziato a studiare uno, ho letto il libro mi ha aperto dei canali interessanti, ho iniziato a seguire il dottor Ongano perché ha sempre pubblicato anche gratuitamente un sacco di informazioni tramite video su YouTube sugli stili di vita, e poi nel mio lavoro ho incrociato questo aspetto del microbiota, che è molto legato ovviamente all'alimentazione, come è logico pensare, e lì ho preso un altro filone di interesse per cui non mi sono più fermato, e adesso diciamo, l'ingresso dell'alterazione dell'asse intestino-cervello e quindi tutte le patologie disfunzionali che ne sono interessate, si apre un tema talmente ampio e di Ampio, una sì. vastità anche a livello di letteratura scientifica che non basterebbero le giornate per leggere tutti gli aggiornamenti che escono, insomma. Ecco, io penso che sia interessante citare il tema, no, di cui abbiamo parlato tante volte, io ho parlato 1 milione e mezzo di volte, ma che è il tema dell'epigenetica. Perché
Perché quello, se qualcuno di voi non conosce questo tema delle zone blu, vabbè, lo trova, è molto facile da investigare, no? Si tratta di alcune zone del mondo, tra cui anche alcune zone della Sardegna, peraltro, dove c'è una Assolutamente. rappresentanza piuttosto folta di persone che invecchiano molto bene, no? Allora, il tema è stato chiaramente cercare di capire quali erano le caratteristiche che rendevano possibile questa longevità sana e sono venute fuori varie ipotesi, alcuni aspetti nutrizionali, il mangiare cibi meno calorici, alcuni cibi chiaramente tipici delle varie zone. È chiaro che Okinawa, per esempio, poco condivide con la Sardegna in termini di tipologia di Certo. alimenti, ma magari condivide un certo approccio alle calorie non troppo elevate, ai cibi poco industriali, genuini, eccetera. Però una cosa che a me ha colpito molto quando ho approfondito questi studi, ho avuto anche occasione, tra l'altro, di lavorare abbastanza strettamente con delle persone che li hanno approfonditi ben più di me. Penso all'amico Giovanni Scapagnini, che da Ah beh. ricercatore italiano è stato a Okinawa molto tempo a studiare gli aspetti nutrizionali. Però una cosa mi è sempre rimasta così, mi ha colpito molto, no? Che era che forse il filo conduttore più forte era psicoemotivo, perché rimane il lavorare un po' meno, l'avere una tribù di riferimento di persone con cui si sta Certo. bene, no? I rapporti interpersonali di un certo tipo, una vita più a contatto con la natura, eccetera, eccetera. Ma a parte questo, che ritengo che sia molto importante perché tra l'altro sta venendo fuori da tanti altri studi questo aspetto legato alla vita relazionale ed emotiva come fattore di impatto sulla longevità, quello che mi interessa sottolineare è che per fortuna non è che ci dobbiamo tutti trasferire a Okinawa o in Sardegna, cioè l'epigenetica oggi ci sta iniziando a far capire in maniera molto chiara che si può manipolare, no, l'espressione dei geni in funzione dell'informazione che mandi al corpo tramite le scelte nutrizionali che fai, l'attività fisica che fai, la tipologia di gestione dello stress, e questa cosa, chiaramente protratta nel tempo, ha un effetto importante sulla longevità. Dunque, noi dobbiamo tutti sentirci in una blue zone interiore. Cioè, anche se non vivo a Okinawa, anche se non vivo in Sardegna, io posso avere una blue zone interiore perché Certo. modulo l'espressione dei miei geni in maniera positiva piuttosto che modularla in maniera negativa. E ricordiamoci una cosa, per favore, una maniera neutra non c'è. Cioè, o lavori in positivo o stai lavorando in negativo. È chiaro, i gradi di negativo possono essere diversi. È evidente che se uno fuma 50 sigarette al giorno sta facendosi più male di uno che Peggio. non le fuma, no? Questo è evidente. Ma tanti, nella mia esperienza, e voglio chiedere cosa pensi anche tu, perché hai citato prima questa cosa del tanti pensano di mangiare bene, tanti sono convinti che siccome non stanno facendo dei macroscopici errori, allora stanno lavorando bene. Ma in realtà non è così. Cioè, il non fare il macroscopico errore è il minimo per non danneggiarsi in maniera molto pesante e accelerare la velocità dell'invecchiamento. Ma c'è tanto che si può fare in aggiunta, no, in senso contrario. E hai anche tu questa Assolutamente. esperienza parlando con Sì. le persone? Sì, assolutamente, anche a livello proprio di patologie disfunzionali, quindi qui torna un po' il discorso intestino. I piccoli errori non sono così piccoli come si pensa che lo siano in questo ambito, perché il nostro cervello si vede, specialmente ci sono degli studi recentissimi, ne ho parlato io recentemente con degli amici e ti ho fatto vedere anche stamattina un libro in quel senso, cioè il nostro corpo ha un controllo del bilancio, diciamo, energetico tramite il nostro cervello, che poi in termini previsionali va a dare degli input per costruirsi quella che è proprio la sua realtà. Ecco, Certo. quando noi andiamo a mettere dei piccoli errori anche a livello alimentare, sull'attività fisica, sulla sedentarietà, sul sonno, creiamo un deficit, nel quale poi le interpretazioni del cervello, quindi qui in termini disfunzionali diventa fondamentale perché è un'alterazione dell'asse intestino-cervello, mandiamo in difficoltà quelli che sono
centri di elaborazione del nostro cervello stesso. E questo crea un continuo e progressivo poi peggioramento delle situazioni. Purtroppo ci sono molto spesso dei trigger, cioè delle cose che fanno scatenare una situazione importante. A quel punto il nostro cervello la prende come esempio, la memorizza e la tiene lì. Quando poi noi sentiamo delle reazioni metaboliche, come può essere l'aumento della frequenza cardiaca, quella sensazione strana sullo stomaco, il cervello, che è un po' alterato nel suo bilanciamento di controllo, la interpreta male e quindi basta pochissimo perché richiami quell'esperienza piuttosto che un'esperienza positiva. E Chiaro. quindi se la torre di controllo ha il radar che non funziona perfettamente bene, poi tutto il resto è una progressione continua di difficoltà. Chiaro. No, sono d'accordo. Io Poi, scusami, sì. mi è venuta in mente una cosa che prima hai accennato Sì. quando anche hai fatto il discorso delle Blue Zone. Una cosa che è piaciuta tantissimo ai ragazzi con cui ho avuto l'opportunità di parlare era che di solito alimentazione e attività fisica sono abbastanza scontate anche nel comune sentire delle persone, come delle cose che possono aiutare. Ma sono molto spesso poco consapevoli le persone di quanto le connessioni, la relazione o il lavoro interiore sia in grado di agire a livello organico. E Assolutamente. questo nelle zone blu è venuto fuori in modo Assolutamente. particolare l'importanza di sentirsi bene con se stessi per sentirsi poi bene con gli altri e diventa un tutt'uno olistico con tutta la nostra esistenza. Sono d'accordo e aggiungo anche un'altra cosa, sempre per chi ci ascolta, magari ci conosce meno, il fatto di sapere che una cosa fa bene. E quindi di reagire con l'atteggiamento di dire vabbè, è banale, l'ho sentito mille volte, per esempio con l'attività fisica o con la nutrizione, non ha nulla a che fare col farlo. Esatto. No, perché sai, capita ogni tanto, no, che uno dica questo, la gente ti guarda e dice vabbè, capirai, cioè io mi aspettavo una ricetta magica. Il tema qua non è la ricetta magica, il tema è le cose che sai, le fai o le sai e basta. Perché appunto, se facciamo una proporzione, abbiamo detto il 3% degli italiani fa attività fisica una volta alla settimana. Beh, io oso dire che probabilmente il 99,9% degli italiani sa che dovrebbe fare più attività fisica. Allora, il vero problema è come mai c'è questa discrepanza tra ciò che sappiamo e ciò che facciamo. Ecco, uno dei motivi per cui Francesco lo sa perché ha frequentato i nostri corsi, uno dei motivi per cui io ho abbandonato l'attività clinica e ho iniziato a fare il formatore è perché credo in questo. Io credo che adesso sia fondamentale formare le persone in modo tale da avere conoscenze adeguate per passare dalla teoria alla pratica. Perché altrimenti siamo capaci tutti di dire: oh, vabbè, capirai, ha detto che l'esercizio fa bene, lo so da 40 anni. Sì, ma lo fai da 40 anni o lo sai da 40 anni? Perché che tu lo No. sappia da 40 anni non Io credo che t'aiuta. ancora, ma arriveremo sempre ad avere meno scuse, troppe persone ignorino quanto bene possono fare delle attività impattanti sullo stile di vita. Cioè, Assolutamente. non abbiamo, adesso abbiamo device, abbiamo smartphone che fanno di tutto e ci dicono effettivamente quando adottiamo degli stili di vita sani cosa succede nel nostro corpo. Io diciamo tendo a giustificare fino ad adesso, insomma, a questi anni, la possibilità che le persone forse non si rendevano conto di quanto impatto hanno lo stile di vita sulla nostra salute. Assolutamente, adesso non abbiamo sempre meno scuse perché i monitoraggi ci permettono di vedere che le cose effettivamente stanno funzionando. E secondo me abbiamo più urgenza perché guardate, veramente, cioè, il tema qui non è il vezzo di dire, perché ogni tanto sui giornali si vede questa cosa, no? Il bilionario che ha investito per la vita eterna, ma quelle lì sono tutte robe da PR. Cioè, il vero tema qua è che noi abbiamo una necessità di curare la qualità della vita più a lungo possibile, perché altrimenti i sistemi sanitari non reggeranno la quantità di persone che invecchia e che invecchierà sempre di più non stando bene.
E questo è un lavoro di consapevolezza e di conoscenza. Bisogna studiare, conoscere, capire e poi iniziare ad applicare. Non c'è nessuno che può farlo per noi, lo dobbiamo fare noi stessi. Questo è. Poi, per carità, ci saranno nuove scoperte, nuove evoluzioni, ci saranno tante cose interessanti che la scienza medica ci metterà a disposizione nei prossimi anni, ma guardate, io ho la fortuna di essere in contatto con tanti ricercatori e anche tanti ricercatori imprenditori, cioè gente che in posti come Silicon Valley ha aperto startup biotech, facendo round consistenti di finanziamento, e tutti loro ti dicono qualcosa di più potente arriverà, ma non ci sarà mai qualcosa che sostituirà la cura dello stile di vita. E quindi è da qua che dobbiamo partire, è da questo che dobbiamo partire. Allora, in conclusione, vi ribadisco il concetto: chi di voi fosse interessato a questi temi, l'11 e il 12 marzo a Riccione saremo dal vivo per un corso che è un corso, secondo me, unico al mondo, non mi risulta che ce ne siano altri, un corso in cui andremo argomento per argomento relativamente alla longevità e alla qualità della vita, a trasformare le conoscenze scientifiche in protocolli pratici. Ci sarà con me, oltre ad altri ospiti, anche Francesco. Approfondiremo con lui molto di più, ovviamente, la parte pratica di che cosa fare per la salute del proprio intestino. Chi è interessato a questo evento, basta che vada sul sito che ho postato adesso, che è il nostro sito metodo-ongaro.com, e in prima pagina trova il banner dell'evento. Andate a vederlo, andate a vedere la pagina, cercate di capire la qualità di quello che stiamo provando a fare, e se potete, se ce la fate, fate una scelta per voi, fate una scelta, quasi io dico un investimento per il vostro futuro, un po' un'assicurazione, cioè il capire meglio come funzionate, come potete funzionare meglio nel tempo, è davvero un'assicurazione sul vostro futuro. Guarda, Bene, Francesco. io non vedo l'ora di esserci perché poi ci sono tantissime persone che mi hanno già detto che ci saranno, quindi sarà anche bello come atmosfera, come persone interessate, perché chi si interessa poi a queste cose percepisci nell'aria qualcosa di diverso, ti senti già Assolutamente. carico, no? Assolutamente. Tra l'altro, guarda, c'era Massimo Gualerzi l'altra settimana. Adesso ho visto Sì? che si è appena connesso Mike Maric, che sarà anche lui uno dei nostri ospiti. Quindi sarà un bellissimo evento, ce la metteremo tutta, ma mettetecela tutta anche voi. Fate uno sforzo, fate una comitiva, organizzatevi un pulmino, ma vi assicuro che io l'intenzione che ho è quella di mettere a disposizione di chi ci sarà, insomma, più o meno 20-25 anni di studio. Quindi averli lì a disposizione in 2 giorni credo che abbia un potenziale di darvi un bel boost alla qualità della vostra vita. Grazie Francesco, ti mando un abbraccio e ci vediamo presto. Grazie a te Filippo, a presto. Grazie. Grazie anche a voi per essere stati qui con noi. Caricheremo la diretta qui su Instagram, la caricheremo anche su YouTube e Facebook, quindi avrete modo eventualmente di rivederla, e se la volete condividere con altri, se ritenete che questi argomenti siano importanti, beh, sappiate che un buon passaparola non ha mai fatto male a nessuno, quindi ci potete dare una mano, fatelo.